Presentato nella sede ABI di Roma dall'autore Giorgio Lamalfa, il libro Cuccia e il segreto di Mediobanca svela il profilo del banchiere Enrico Cuccia. Fondatore di Mediobanca, Cuccia è stato un innovatore nella relazione tra banca e impresa, riuscendo a mantenere la sua autonomia e la sua indipendenza dalle istituzioni. Nel libro vengono svelati i retroscena dell'affare Sindona, lo scontro con l'IRI di Romano Prodi e la privatizzazione di Mediobanca che oggi, dice l'autore, resiste alla tendenza alla sempre maggiore dimensione che si va affermando nel mondo. Il segreto di Mediobanca è ineludibilmente legato a Enrico Cuccia, il banchiere, dice la stampa, che tenne testa alla mafia. Cuccia, prima di Mediobanca, chi era, come si era formato e come era arrivato ad essere scelto da Raffaele Mattioli nell'immediato secondo dopoguerra per questa esperienza di alto profilo. E quindi è di forte arricchimento per me e anche di grande curiosità. La politica fa anche parte delle istituzioni, quindi non possiamo pensare che politica e istituzioni siano totalmente separate. E il problema è quello dell'invasione della politica, dell'aspetto negativo della politica, cioè della politica partitica. Quando i partiti si impossessano delle istituzioni, a quel punto lì la politica fa un pessimo servizio alle istituzioni.